L'editoria sta cambiando, soprattutto dopo l'emergenza Covid-19. Uno dei maggiori esperti del settore racconta la tradizione e l'innovazione nelle fasi di progettazione, produzione e promozione del libro, sia cartaceo che ebook. Sono i meccanismi dell'editoria. Un'introduzione aggiornata all'universo librario attuale, alle professioni culturali dentro e fuori le case editrici e alle modalità nuove di lettura, in presenza e in digitale. Con l'analisi di oltre 60 case study esemplari, dai gialli Mondadori a Harry Potter, da Calvino a Eco, da Gomorra a Elena Ferrante, dal self-publishing alle piattaforme social. Capire le editorie, conoscere le sue storie dietro le quinte, significa interpretare meglio l'attualità, per credere nelle parole, nel dialogo, nella cultura. Perché esiste un ruolo partecipato, responsabile di gestire e comunicare i testi, le parole che produciamo e usiamo nella nostra vita. Con una lezione fondamentale dell'editoria, utile per tutti, che è l'importanza di saper valutare l'apporto delle diverse competenze in un'ottica di equipe. Infatti, un libro è sempre un'opera collettiva. La conoscenza della filiera giova a una lettura e quindi anche a una vita più consapevole. Un avvincente viaggio dentro la mediazione editoriale e dentro le parole e i loro contenuti. Per capire la nostra società attuale attraverso il libro. Questo prodotto culturale che tra materialità e immaterialità appare un vecchio malato sempre arzillo e giovane. In equilibrio tra artigianato e industria, in continua mutazione. Tutto ciò in I meccanismi dell'editoria di Roberto Cicala, edito dal Mulino, con contenuti extra e multimediali sulla piattaforma web Pandora Campus.